Salve a tutti! Come molti sanno, il mio non è un canale tematico, tratto diversi argomenti e vi mostro sempre tutto quello che faccio a casa, dal fai da te agli unboxing, e comunque a qualsiasi cosa mi passa per la mente. Da quando sono su YouTube, però, mi sono sempre chiesto cos'è che va di più, cosa fa effettivamente aumentare le visualizzazioni in maniera esponenziale con il minimo sforzo. Oggi ho deciso di andare a controllare cosa piace di più a chi guarda video su YouTube. Qui ho aperto una piccola carrellata, come potete vedere, e ovviamente vedete tutte donne, perché sì, la prima cosa che fa aumentare la visualizzazione è la presenza femminile. Quindi, se aprite un canale YouTube e siete una donna, avete maggiori possibilità di aumentare visualizzazioni. Tante visualizzazioni non significa sempre avere tantissimi follower, però nel tempo sicuramente aumentano. Parlando di pochi follower, vi faccio il caso di questa ragazza qui sotto, una bella ragazza che comunque nel suo canale tratta di un po' di tutto, anche di video di cucina. Certo erano vecchi di un paio di anni fa, ma comunque tra viaggi, cucina, make-up, faceva un po' di tutto e se notate le visualizzazioni sono normali. Tranne qualcosa di più, però parliamo di 2 anni, vedete 75.000 visualizzazioni, qua parlava dell'Apple iPad. Questo magari spiegava, vedete 10 film da vedere. E guarda caso all'ultimo, 3 mesi fa, ha inserito questo video. 391.000 visualizzazioni e parlava di bikini. Lei stessa ha indossato dei bikini e le visualizzazioni sono aumentate molto di più rispetto agli altri video. Se poi andiamo a vedere il suo canale, in realtà non ha tantissimi iscritti, 14.800, magari si sono iscritti tanti ultimamente con quest'ultimo video. Se andiamo su informazioni, lei è presente dal 2013, è vero che non significa niente perché spesso siamo iscritti su YouTube da una decina d'anni, poi in realtà non abbiamo mai fatto nulla. Però, comunque, come potete vedere, in questo caso è riuscita con un video solo, mettendosi in bikini, a far volare le visualizzazioni. E attenzione che le visualizzazioni sono più importanti dei follower. Vengono pagate le visualizzazioni, non i follower. Quindi io posso avere anche 5.000 follower, poi ho 5 milioni di visualizzazioni e guadagno molto di più rispetto a chi ha molti più follower e meno visualizzazioni. È ovvio che chi ha tanti follower ha anche tante visualizzazioni. La questione è direttamente proporzionale, quindi è un argomento un po' ampio, però già questo vi fa capire cos'è che va su YouTube. Ora vi apro altre che avevo già cercato. Guardate qua, 2,2 milioni di visualizzazioni in 3 mesi. Ora io non so se questa ragazza è famosa di suo. Tutto è possibile. Comunque vado ad aprire la sua scheda, cioè la sua homepage. È una ragazza normalissima. Andiamo qui. Ha 103.000 iscritti, che non sono tantissimi, però in un mese solo questo video ha fatto 246.000 visualizzazioni. Se guardiamo altri video, ecco qua, anche guardando la copertina si riesce a capire cosa c'è. Spesso delle copertine servono solamente per far cliccare, però poi normalmente qualcosa c'è all'interno. Questa in 3 mesi ha fatto 2,2 milioni di visualizzazioni. Ora prova ad aprire e vediamo se effettivamente la copertina è corretta. Eh sì, beh, non è che fa vedere nulla. Si alza giusto un po'.
alla fine per pochi secondi, in cui in realtà non si vede effettivamente nulla. Ora ci spostiamo da un'altra parte, ecco qua, da questa Anizur. Ha solamente, tra virgolette, 200.000 iscritti. Dal 2020, quindi dal 14 ottobre 2020, parliamo di 2 anni, ha ricevuto 29 milioni di visualizzazioni. Ora, non so se questa ragazza sia famosa o meno, però comunque a prescindere da questo, basta guardare i video e guardare le visualizzazioni. Questo, che è semplice, praticamente si è messa un costume da cosplay tipo Capitan Marvel, e in 2 mesi 4,2 milioni di visualizzazioni. Andiamo a vedere che dice. Ovviamente c'è la pubblicità perché monetizza. Qui saltiamo gli annunci. Ed ecco qua, il video non è niente di che. Lei dice qualcosa, adesso non è che mi sono messo a tradurre. Mostra questo completo. E basta, solo per aver fatto vedere il suo corpo abbiamo 61.000 mi piace e 4 milioni di visualizzazioni. Ora, non è che sto a fare i conti in tasca a nessuno, però calcolate, 4 milioni di visualizzazioni sono tanti soldi. Se volete possiamo anche fare un calcolo, ma molto approssimativo, perché ogni video, ogni argomento viene pagato in maniera diversa, quindi non crediate che tutti vengono pagati alla stessa maniera, chi più chi meno. Prendiamo la calcolatrice e facciamo una prova. Tenete presente che 1000 visualizzazioni vengono pagate non meno di 1 euro, spesso di più, dipende dall'argomento, come ho già detto. Come facciamo 1000 visualizzazioni quindi a 1 euro, perciò 4 milioni, stiamo parlando 4 milioni, è ovvio quello che uscirà fuori, diviso 1000 fa 4000, quindi 4000 per 1 euro, 4000 euro in 2 mesi. E ho calcolato solamente 1 euro, in realtà è di più. Io sto facendo i calcoli tenendo conto la mia esperienza, quindi so più o meno quanto valgono certi tipi di argomenti. Io adesso non mi metto, come ho già detto, a fare i conti in tasca, non è questo il senso di questo video, era solo per mostrarvi cos'è che va di più. E in parole povere, va la patata. Se siete una donna, siete decente e fate vedere le vostre forme, sicuramente siete già un passo avanti e velocemente avrete tot follower per poter monetizzare, e poi dipende solo da voi. Su YouTube non si possono fare cose strane, ma anche solo farsi vedere in bikini o in atteggiamenti particolari vi permette di guadagnare. In questo account, tra l'altro, ci sono molti video riservati solo agli abbonati, quindi immaginate anche quanti altri tipi di entrate ha questa ragazza. E questo è uno dei tanti esempi, dei milioni di esempi che ci sono su YouTube. Io ne ho trovato veramente uno a caso, non la conoscevo, mi è capitato e l'ho trovata. Facciamo un altro esempio, anche questa persona non la conoscevo, non so se sia famosa, forse lo è, 290 milioni di visualizzazioni, però da maggio 2013. Per capire quando ha iniziato con i video basta controllarli, magari ordiniamo per data di aggiunta meno recente e dovremmo arrivare a quella più vecchia, quindi 4 anni fa. Vedete, già i primi video erano incredibili. È vero che sono passati 4 anni, però 1 milione di visualizzazioni.
tranne qualche caso raro, hanno visualizzazioni tutte molto alte. Andiamo sui più popolari ed ecco qua 20 milioni, 9 milioni, 9 milioni su un anno fa. Quindi continuiamo sul più recente. In due giorni 70.000 visualizzazioni. E ovviamente di cosa tratta? Neanche a dirlo. Semplicemente è lei vestita di qualcosa succinto. Qui praticamente è vestita con un costume di Halloween, così c'è scritto. Se andiamo avanti, lei parla e spiega tutti gli accessori, penso, e altri costumi. Semila mi piace. Qui andiamo avanti con altri suoi video. Ovviamente sono tutti lingerie che non lasciano nulla alla fantasia. Ovviamente tutte queste youtuber non guadagnano solamente con le visualizzazioni, ma anche in altre maniere. Normalmente hanno sempre un account Instagram, anche un sito web, in questo caso anche patreon.com. Come questa ragazza ce ne sono tantissime. Mi basta scrivere bikini. Ora la questione non è solamente il video che funziona, quindi tutto ciò che è bikini, lingerie, donna, patata, tutto quello che gira attorno a questi argomenti fa tanto audience. Però poi bisogna essere anche bravi a inserire tag per far vedere a più gente possibile il proprio video. Magari io ho scritto bikini, se uno non ha scritto bikini nei tag potrebbe essere che non esce tra i primi. Poi ovvio che più va avanti un video e più diventa virale. Guardate questo, un mese fa, Legendary Buffalo, questo non so, Prime Cut Pro, vabbè, questo è, non so chi sia, ma comunque alta qualità, 4K. Comunque nei video ci stanno sempre donne. Vediamo le informazioni, sempre 2013, 424 milioni di visualizzazioni. Andiamo a vedere il più vecchio, 9 anni fa. Pensate, questo è iniziato una decina d'anni fa. Vabbè, comunque esistono esempi con molti meno utenti e tantissime visualizzazioni. Comunque queste cose sono quelle che funzionano maggiormente su YouTube. È ovvio che non ci sono solo quegli argomenti, ce ne sono tanti altri che spopolano. Comunque penso che come maggiori visualizzazioni, con il minimo sforzo, quello è l'argomento in primis. Ora non voglio dire che per diventare famosi su YouTube dovete per forza farvi vedere mezzi nudi, essere donne, però aiuta. Ok, per questo breve video io vi lascio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, magari mettete un like, condividete e noi ci vediamo al prossimo video.